amministrative segnate dall'astensione al voto, l'analisi preoccupa la disaffezione dei cittadini. Urne disertate, i vicentini al microfono di Rete Veneta, delusi dalla politica e dai politici. Quartiere Saviabona, voci dei residenti che chiedono una migliore viabilità, parcheggi e marciapiedi. Valdagno comprò oro abusivo, i finanzieri sequestrano 45.000 euro di preziosi. Vaccino e anti-influenzale in coppia, il presidente Zaia in Veneto si parte dal 1 novembre. Scuola 2 giugno, terminati i lavori di riqualificazione del tetto, intervento da 100.000 euro. Benvenuti all'informazione di Vicenza che apriamo, l'avete sentito dai titoli, con la notizia dell'affluenza alle urne in drastico calo e sindaci uscenti per la maggior parte confermati dai cittadini. Sono i due verdetti usciti dalle urne nel Vicentino con le elezioni che hanno riguardato 12 comuni, tutti al di sotto dei 15.000 abitanti. Abbiamo letto i dati, i risultati con il presidente della provincia, Francesco Lucco, e con il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Giacomo Possamai. Vince il non voto, lo decretano le elezioni amministrative. Nel Vicentino sono 12 comuni che hanno corso per la poltrona di sindaco e in 11 il calo dell'affluenza rispetto all'ultima tornata elettorale è drastico. È stata un'affluenza ridotta rispetto alle scorse amministrative, quindi una disaffezione che preoccupa noi amministratori. Questo dimostra che dobbiamo lavorare di più sul contatto con i cittadini, far vedere e comunicare di più quello che stiamo facendo sul territorio in favore della città e dei cittadini stessi, quindi a livello di servizi e di opere. Il presidente della provincia di Vicenza, Francesco Lucco, non nasconde che la disaffezione dei cittadini verso la politica preoccupa, ma l'abbandono delle urne potrebbe avere anche un significato più profondo legato alla pandemia. La pandemia ha rotto tanti legami sociali, questo ha avuto un impatto sicuramente anche sulla partecipazione alla vita pubblica e quindi anche sull'affluenza delle amministrative, ma non può bastare questo, nel senso che oggi il compito di chi fa politica, di chi è impegnato nelle istituzioni è riprendere quel filo, riportare le persone a partecipare, perché il rischio altrimenti è di avere una democrazia dimezzata. Sulle elezioni e sull'affluenza in picchiata per i vicentini la causa è da ricercare in una delusione della politica e dei politici. Queste amministrative dove la gente non è andata a votare, neanche per il proprio sindaco. È stata distorta dai magistrati, per me, dalle ultime inchieste che sono state pilotate ad arte. Quindi secondo lei la gente è andata a votare per quello? Beh, in parte sì, una disaffezione, ma soprattutto questo. Cioè, no, secondo me ha inciso molto. C'è un po' di perdita di amore verso la politica, forse anche questo. Lei ha inciso un po' anche queste cose che sono venute fuori, queste inchieste della magistratura? Non credo, anche perché quelle comunque ci sono sempre state. Un disinteresse per la politica attuale. Quindi in generale, quindi ne fanno le spese anche magari i sindaci? Beh, certo. Dipende anche da come si sono comportati. Uno non è contento dei signori che stanno al governo, dice se vado a votare non cambia niente, tanto vale che rimango a casa. Credo che forse la gente sia anche effettivamente un pochino stanca, perché le cose non difficilmente riescono a cambiare, non si vede il movimento, quindi forse è un pochino stanca. Non si crede più nella politica, siamo tanto sfiduciati. Ormai la fiducia non c'è più e questo secondo me è il motivo per cui c'è stata poca affluenza. Ora andiamo ad Orgiano, dove Manuel Dotto si riconferma primo cittadino, battendo l'astensionismo per un soffio, ora dice si torna a lavorare. Essere l'unico candidato alla poltrona di sindaco ad Orgiano per Manuel Dotto, sindaco uscente ed oggi riconfermato dall'esito delle urne, non è stato comunque una passeggiata. Il grande nemico da battere per Dotto era proprio l'astensionismo, che già fin dalle prime ore elettorali di domenica non lasciava ben sperare. Alle 12 ad essere andato ai seggi era solo il 9,77%. Con il passare delle ore l'affluenza è via via aumentata fino ad arrivare lunedì alle 15, chiusura dei seggi, al
46,73% dei 2.784 aventi diritto al voto. Un 46% oggi sufficiente per superare il quorum previsto quest'anno causa Covid, abbassato al 40%, non più al 50%. Un sospiro di sollievo tenuto a mezz'aria fino al superamento del secondo quorum, quello della lista, e quello sì al 50%, e poi l'elezione. Quelli che hanno espresso il voto sono stati 1.301, il 50% era 651. La lista, tolta le bianche e le nulle, ne ha prese 1.191, quindi anche questa è stata superata ampiamente. E sono tutti eletti perché i consiglieri dovevano essere 12, quindi in automatico sono eletti tutti quanto. Questo quanto, buon lavoro a tutti. È stato un risultato notevolmente superiore rispetto alle attese, in considerazione del fatto che il nostro nemico era proprio l'astensionismo. I numeri ci danno quindi grande forza e grande energia per poter finalmente ritornare sul banco di lavoro e iniziare così un nuovo percorso che durerà altri 5 anni. Ora andiamo nel quartiere Saviabona, una zona periferica ai margini del centro, dove i residenti chiedono più attenzione. Sì, siamo un po' isolati anche perché siamo lungo una strada, non abbiamo un centro, una piazza. Il quartiere Saviabona di Vicenza si è sviluppato storicamente lungo la strada che conduce a Cavazzale. Consiste in una lunga fila di case e capannoni di circa 3 chilometri adiacenti questa arteria stradale, che presenta a tratti molti limiti come le ridotte dimensioni della carreggiata, l'assenza di marciapiedi o di una pista ciclabile. Inevitabile che i cittadini indichino nella viabilità i maggiori problemi. Tanto passaggio e tutto quanto, però mancano i parcheggi. Gente parcheggia qua davanti ai nostri negozi, che è un parcheggio dei negozi, e dopo va in quartiere e lascia qua la macchina anche tutto il giorno. Anche tanti parcheggiano proprio in strada, dove che qua c'è una deviazione per il borghetto. Avevo proprio intenzione di scrivere al comune per mettere a posto la strada, soprattutto all'inizio, perché hanno fatto dei lavori, hanno messo la fibra, hanno fatto poi l'incimentazione, però è crollata, ci sono due belli avvallamenti e che io li prendo regolarmente con la bicicletta. Ora se cado sono guai anche per l'amministrazione. Anche usare l'autobus può diventare un problema. Noi che lavoriamo in questa zona, l'unica cosa che posso sentirmi di dire è se fosse possibile incrementare la frequenza delle corse, perché in alcuni momenti della giornata sono un po' rade. Saviabona chiede anche maggiore cura ed attenzione di alcuni elementi identitari. È un quartiere tranquillo che però non vuole rassegnarsi a diventare un anonimo quartiere dormitorio. Questo lavatoio, sì, che dovrebbe essere almeno rappezzato un po', perché ci sono le tegole che stanno cadendo giù, e liberare anche di tutto quello che c'è dentro. È un bel posto, ma a tirare con qualcosa che non si sa cosa, un po' di gente che venga da fuori, una volta i tifosi dello stadio Menti, per dire, venivano qua, era sempre una festa, cioè venivi là. Adesso sta roba qua è un po' sparita ultimamente. È un peccato, sì, perché comunque dava un po' di vita a sta roba, se no qui diciamo che è un quartiere soporifero, purtroppo. La cronaca: Valdagno compra oro abusivo, la Guardia di Finanza di Arzignano sequestra preziosi per 45.000 euro. Valdagno compra oro abusivo, nei guai la titolare della ditta, sequestrati dalla Guardia di Finanza di Arzignano preziosi per 45.000 euro. I finanzieri hanno verificato che l'attività operava in totale assenza dell'iscrizione al previsto registro ed anzi a marzo di quest'anno risultava essere stata cancellata. La titolare continuava ad operare abusivamente nel settore della compravendita e permuta di oggetti usati in oro o altri metalli preziosi. L'ispezione del negozio dell'abitazione della titolare, dove parte dell'oro era custodito, ha portato al sequestro di 2.000 euro in contanti e preziosi in oro ed argento per un valore commerciale stimato in 45.000 euro. Posto sotto sequestro anche il locale adibito all'attività e denunciata la titolare alla Procura di Vicenza per esercizio abusivo dell'attività. Massaggi a luci rosse, attività in centro a Montecchio Maggiore, messa sotto sequestro dai carabinieri, c'è anche una coppia denunciata.
Montecchio Maggiore, chiuso nel 2020, centro massaggi a luci rosse torna in attività, ma viene individuato e posto sotto sequestro, denunciata la coppia che lo gestiva. All'esterno nessuna insegna, tanto che all'apparenza sembrava chiuso in disuso, se non per una luce blu, che in realtà risulterà essere il richiamo per i clienti. La cosa non è sfuggita ai carabinieri della stazione di Montecchio, che anche su segnalazione di alcuni residenti hanno cominciato a tenere d'occhio il centro. Subito i militari hanno notato il via vai dei clienti dai 45 anni in su, che sentiti hanno raccontato degli incontri del loro costo dai 50 ai 150 euro a seconda delle prestazioni, per le quali potevano anche trattare sul prezzo. Poi il blitz all'interno, i carabinieri hanno trovato tre donne di origine cinese di 45, 35 e 32 anni, di cui una clandestina, che vivevano e lavoravano all'interno del centro, tutte prive di qualsiasi titolo professionale, tantomeno quello di massaggiatrice. Denunciati i titolari dell'attività, una coppia anch'essa cinese di 28 e 29 anni per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Cambiamo argomento. Dal 1 novembre si parte col doppio vaccino, lo annuncia il presidente Luca Zaia. Oltre all'anti-Covid sarà possibile fare anche l'anti-influenzale. Non morde più, non come prima, ma guai ad abbassare la guardia, guai a sottovalutare il coronavirus. Oggi però i dati dell'epidemia sono in calo e la sanità veneta dal 1 novembre è organizzata per affrontare la doppia vaccinazione, terza dose anti-Covid e anti-influenzale, che potranno essere fatti insieme. Come l'anno scorso siamo tra i primi ad avere i vaccini a disposizione, chi vorrà farsi l'antinfluenzale potrà presso i centri vaccinali o con i medici di base, come facciamo sempre, farsi la doppia dose di vaccino, quindi farsi la terza dose eventuale, parlo soprattutto degli anziani, la dose booster, come si dice, no? Della terza dose di vaccino per il Covid e l'antinfluenzale, perché è autorizzato a farla assieme. Insomma, tutti gli sforzi vengono fatti per superare l'emergenza pandemica. La luce in fondo al tunnel si intravede. L'obiettivo è tornare, se non alla vecchia normalità, almeno a una nuova normalità. Se continua così, significherà che il vaccino funziona e sta funzionando, e significherà che abbiamo iniziato questa fase di convivenza che ormai ci porterà ad avere un Covid endemico. Cosa vuol dire, tradotto in parole povere? Diventerà la nostra influenza. Io spero anche che la terza dose venga superata dal fatto che magari non servirà più, e così non servirà più neanche il Green Pass, e finalmente si tornerà a sorridere quando incontri gli amici e non a sentirti dire mai Green Pass, ma no Green Pass, ma sì Green Pass, e sta roba qua, perché capisco che questo sta veramente devastando la comunità. E ora a voi cittadini di Vicenza chiediamo quali sono i problemi che vivete ogni giorno davanti a casa vostra, e noi di Rete Veneta poi porteremo questi problemi al vostro sindaco, non necessariamente di Vicenza naturalmente, ma anche degli altri comuni. Quindi poi potete contattarci scrivendo a vicenza@reteveneta.it oppure con un messaggio al 345 855 9664 oppure ancora naturalmente sulla pagina Facebook Gli Amici di Rete Veneta Vicenza. Il tetto di una scuola elementare di Vicenza intanto è stato completamente rifatto, un intervento concluso in tempi record. Oggi siamo sopra un tetto, sono molto felice di esserlo, un tetto assolutamente nuovo, il tetto della 2 giugno, una scuola che ha 50 anni e che da 20 anni attendeva un intervento così importante. L'amministrazione comunale ha investito 100.000 euro per il rifacimento del tetto di questa scuola primaria. La superficie piana di copertura infatti non risultava più impermeabile alle acque meteoriche. Quindi l'acqua si infiltrava in più punti, impedendo di fatto un intervento di manutenzione ordinaria localizzata. Il sopralluogo di oggi è servito per verificare quanto è stato eseguito come isolamento e la posa di nuovi accessori di ventilazione per mettere in sicurezza l'edificio, che conta circa 170 iscritti. L'intervento, per una superficie complessiva di 1600 metri quadrati, ha riguardato il manto di copertura con il rifacimento della guaina con superficie ardesiata di colore bianco, che in qualche modo, essendo più riflettente, aiuta anche nella gestione termica nel periodo estivo. È stato
stato un lavoro fatto anche a tempi di record, perché in meno di una settimana è stato realizzato in maniera tale da poter garantire prima dell'arrivo delle piogge quei fenomeni di infiltrazione che caratterizzavano in più punti la superficie del manto di copertura. Ancora una volta diamo una risposta concreta che mette serenità e tranquillità agli utenti e anche ai colleghi insegnanti. L'impegno finanziario è sempre forte, circa 900.000 euro all'anno in più sia gli uffici dei lavori pubblici sia i miei, rincorriamo continuamente dei bandi che ci permettono con finanziamenti straordinari di sostenere. Penso a tutti i serramenti che stiamo mettendo per l'efficientamento energetico, sono frutto comunque di bandi a cui partecipiamo e fortunatamente vinciamo. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento al termine del TG con Sport in Casa, condotto da Alex Iuliano, puntata dedicata al weekend calcistico con highlight, commenti e analisi delle gare di Serie D, eccellenza e promozione. Alle 21.15 poi Focus con il nostro direttore Luigi Baciali, i suoi ospiti sono Giorgio Conte, Mario Fabris, Settimo Gottardo, Annalisa Nalin, Leonardo Padrin, Pietrangelo Pettenò e Luciano Sandonà per approfondire ovviamente l'attualità e gli aspetti politici. È tutto, grazie per aver seguito l'informazione di Vicenza, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci.